quest'oggi finalmente è tornato con noi il grandissimo e importantissimo, che ci insegna tante cosissime, no, si dice cosissime, si dice cose, Re Ciclo! Eccomi qua, avevate paura che io non ci fosse, invece sono qui per insegnarvi tante cose. Allora, come state? Spero bene, con Gaia e con Reciclo ancora di più. Ma guardate quante cose che ci sono qui, tutte fatte con la carta! Sì, perché come vi avevo raccontato, Reciclo mi ha insegnato quanto sia importante riciclare qualsiasi cosa per rispettare la nostra amica Terra, che io tanto amo! Sapete, no? Che la Terra si può chiamare anche Gaia, come me! E Reciclo mi ha spiegato, per esempio, quanto sia importante riciclare cosa? Ah, tutte queste cose fatte di carta, per esempio questo rotolo di carta dove prima c'era l'alluminio avvolto. Anche perché potrebbe diventare un bellissimo binocolo! Un bel giocattolo, oppure l'involucro di carta delle uova, oppure qualche giornale, qualche pubblicità sempre di carta. Vedete, questa è tutta la carta che io metto da parte. Qualcosa lo metto nel cestino proprio per buttarlo via, nel cestino del riciclo. E queste invece sono le cose che salvo poi per fare i nostri lavoretti. E ne vedo tantissimi qui. Per esempio questa nuvola di carta coloratissima, fatta con un piatto. Metà piatto di carta e lì... Ti ascolto, sai, il riciclo uso sempre solo i piatti di carta, mai quelli di plastica. La plastica non è biodegradabile, mentre la carta sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che con il tempo la carta può ritornare in qualche modo a diventare terra e quindi a far ricrescere i nostri alberi, mentre la plastica purtroppo inquina e basta. Quindi bisogna sempre usare piatti di carta, ma sempre con attenzione. Non bisogna mai sprecare nulla, perché ricordiamoci, i piatti di carta vengono e derivano dai nostri amici alberi. La carta viene dagli alberi, si fa con gli alberi. Più la ricicliamo e meno alberi dobbiamo abbattere. Solo quelli che servono, cioè. Allora, io un altro lavoretto, sempre di carta, un coniglietto fatto con un bicchiere di carta. Bisogna stare attenti, perché Oreste se li mangia! Aiuto! Il coniglietto di carta! Oreste! Cosa ci combini? Insomma, se noi stiamo un po' attenti, riusciamo a salvaguardare, a conservare la nostra natura, il nostro mondo. Guardate che belli con gli alberi laggiù. Sono bellissimi, Reciclo. E poi tu mi hai insegnato anche a riutilizzare anche le cose fatte per i lavoretti, perché anche quelle sono importanti. Per esempio, io prima ho visto questo bellissimo disegno fatto su un cartoncino nero e con dei gessetti. Ci siamo tanto divertiti a farlo, vero? Stupendo! Sembra vivo, guardate, è coloratissimo! Volendo però si può riutilizzare il foglio senza sprecarne un altro sul retro. È vero! E così possiamo fare un altro animaletto, magari un orsetto, così, non solo, come si dice, double face. Doppia faccia! Doppia faccia! E poi non sprechiamo un altro foglio, utilizziamo sempre lo stesso e quindi tac tac, un pezzettino di albero in meno. Guarda, sembra un po' spelacchiata come la mia barba, vero? Ti somiglia al Reciclo, devo dire. Sì, vorrà dire che imparerò a parlare agli uccelli di carta. Oh, 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 oh. Ma quante cose mi ha insegnato il Reciclo, sono davvero importanti. Mi auguro che sia utile anche per voi sapere quanto è importante la nostra carta e come possiamo riciclarla sempre, dai bicchieri ai piatti, ai fogli e anche ai lavoretti che si possono fare, per esempio con questo che è il portauova di carta. Ma vedo che hai imparato benissimo, ormai vai avanti da sola, io quasi quasi non servo più a niente, potrei godermi solo lo spettacolo. No, hai tante cose da insegnarmi ancora, per esempio lo sai cosa faccio io, Reciclo? Cosa? La mamma un po'
si annoia quando glielo dico, ma quando andiamo al supermercato, sì, e lei vuole comprare le uova, non sì, solo le dico che deve comprare le uova biologiche, così rispettiamo le nostre amiche gallinelle, così possono stare fuori all'aria aperta, ma le dico anche di comprare le uova biologiche che stanno dentro la carta, così non inquiniamo con della plastica. Faccio bene, vero? Fai benissimo, parole sante, ormai dovremmo averlo capito tutti che non si può sporcare troppo con la plastica questo nostro pianeta, cioè Gaia. E poi è così bello riciclare le nostre cose e inventarci tante cose nuove! Mi piace molto quel binocolo, posso provarlo anch'io? Vai! Il prossimo lavoretto mi sa che potrebbe essere un binocolo. Ragazzi, riciclo, salutiamo i nostri amici, gli diamo un appuntamento a presto presto per imparare un'altra cosa sul nostro riciclo con Reciclo! Assolutamente sì, anche perché io adesso ho da fare, sto giocando con questo binocolo di carta. Vediamo? Ciao bambini, ciao, noi ciao, guardiamo ciao, gli alberi! Guardate giù che bello! Vedi? Ah, io vedo tanti alberi e tante foglie! Guarda quell'uccellino! Vedo, guarda anche tu! Gaia e Reciclo continueranno a insegnarvi un sacco di cose. Basta andare su YouTube e cercare Gaia e il suo riciclo creativo. Iscriviti al canale, così non perderai mai nessuna novità.